siamo in piazza per manifestare il nostro dissenso di fronte a una multinazionale che è stata dichiarata illegale per caporalato e per evasione fiscale. Non capiamo come mai si sieda ai tavoli ministeriali per riscrivere una legge che funziona, perché questo sta accadendo. Avete paura, quindi questo sembrava un governo che stava attento, diciamo, alle stante dei tassisti, invece non siete preoccupati comunque che il governo... Non è questione di governo dei tassisti, è questione di rispetto delle leggi. Se una multinazionale dichiara apertamente di essere illegale e fa di tutto per forzare la politica a cambiare la legge, evidentemente c'è qualcosa che non va. Il taxi ha una tariffa amministrata che è sinonimo di tutela per l'utenza. L'algoritmo della multinazionale evidentemente no. Quindi avete visto degli incontri, una situazione che non vi piace a livello governativo fondamentalmente? Cioè, avete paura che ci possa essere a breve un'apertura Uber? Beh, ma più che altro il governo dovrebbe spiegare perché si siede ai tavoli ministeriali con queste multinazionali che loro stesse dicono di essere dichiaratamente illegali, anziché intraprendere un rapporto di dialogo con le categorie di lavoro, cosa che chiediamo da tempo. Vi siete sentiti traditi? Non è questione di tradimento, è questione di rispetto delle leggi. Questo è il principio cardine. Se la multinazionale non rispetta le regole, è illegale, punto. Questo è il discorso. Thank you.